Accogliamo allora, carissimi fedeli, l'invito di Francesco, come ha fatto Padre Pio, che ora, insieme a lui e alla Vergine Santa Poverella, ancora una volta ci dice e ci esorta: fate questa esperienza, fate l'esperienza di Dio, perché fare ciò significa vivere al massimo grado l'esperienza della vita stessa che ci è stata donata. Con questi sentimenti e propositi, allora, continuiamo la celebrazione dei divini misteri. Ma il mio desiderio è infine rivolgere gli auguri più cari a voi, carissimi confratelli. La vita religiosa da noi abbracciata è un dono inestimabile della bontà di Dio. Rinnoviamo con fede ed intima gioia i nostri voti a Lui. Auguri a tutti quanti portano il nome di Francesco, il nostro santo protettore, e una guida sicura sulla strada della santità. Auguri a voi qui radunati, a quanti ci state seguendo attraverso Padre Pio TV. L'intercessione del Serafico Padre vi conforti ed infonda speranza nella vostra vita. Auguri di ogni bene alle sorelle Clarisse e ai fratelli e alle sorelle dell'Ordine Francescano Secolare. La pace del Signore abiti i vostri cuori e la luce di Francesco e Chiara sia sempre accesa nella vostra vita. Auguri a tutti e ad ognuno, nel nome di Francesco che ci porta a Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen.